qual è la seconda carta invece? Ah, con l'incipit di prima, quindi anche la seconda carta è una carta rossa. Questa volta lo short ricade sul titolo Tenaris, titolo particolare, un oil service ovviamente, rimbalzone molto molto marcato sia il primo strappo per un discorso squisitamente legato al petrolio, secondo strappo molto importante per una questione squisitamente legata all'andamento, al buon andamento dei conti trimestrali, che ha aperto anche una forchetta importante con l'altra gemella, tra virgolette, di Piazza Affari, ovvero Saipem. Ora, confrontando anche i due titoli, confrontando a come si sta comportando anche il petrolio, forse dire che è esagerato. Forse ci starebbe bene, diciamo, dove si è fermato oltre che a ridosso di una resistenza psicologica dei 10 euro, insomma, c'è arrivato più o meno, c'è alle porte, ecco, quel doppio massimo. In linea di principio io mi attendo una presa di beneficio da parte su questo settore qui, quindi dato che ha fatto fatica a superare con forza e con volumi quel livello lì, in questa operazione potrebbe avere senso e ritengo lo abbia, anche perché ho dato particolare confidenza a questa operazione, impostare un'operazione ribassista. Quindi se vuoi i livelli te li dico, abbiamo un... Andiamo, sì, andiamo a vedere i livelli operativi. Sì, ho dato un ingresso a 9,47, scusami, a 9,57, un take profit a 9 euro e uno stop loss a 10 euro e 0,27. Diciamo che era proprio preso la chiusura della candela ribassista precedente. Quindi io, diciamo, ho preso proprio puntuale a livello grafico. Diciamo che anche qui, a livello di trade-off, ci stiamo bene dentro. Il livello di leva anche qui è di 9,47, quindi comunque è una leva non certo bassa. Anche in linea di massima, sempre il solito approccio, cioè operazioni strette, leva sostenuta. Stop loss in macchina e vediamo che cosa succede. Secondo me, ripeto, mi attendo un po' di prese di beneficio dal settore e anche Tenaris, che ha corso di più rispetto ad Eni, Saipem, se guardiamo i titoli di Piazza Affari, ma anche aprendo un po' l'orizzonte, nonostante Repsol abbia tirato molto anche rispetto a Total, ecco, Tenaris, forse è il titolo che ne risentirà maggiormente.